ritrovati a tutti i runner di marathonworld.it. Oggi con noi una scarpa molto attesa nell'ambiente. Stiamo parlando delle Top Athletic Spectre. Disponibili in Italia a partire dall'autunno 2022 al prezzo di listino di 190 euro, questa scarpa rappresenta il primo modello prestazionale della casa statunitense, un peso a cavallo dei 200 grammi ed un'intersuola insolitamente alta per topo, ed un drop di 5 mm. Novità sì, ma senza snaturarsi troppo. A fronte della scarpa più alta mai realizzata dal brand, con un'altezza da terra di 35 mm sul tallone e di 30 sulla punta, e che si evolve quindi dai modelli base di topo, che volendosi avvicinare al natural running proponevano altezze contenute e drop pari a zero, il marchio continua a distinguersi in queste Spectre con il suo consueto e ampissimo toe box, ovvero il comparto interno dove sono accolte le dita. Nel comparto superiore troviamo una tomaia in mesh riciclato ultratraspirante, con numerosi fori differenziati, leggera, sottile e minimale. Insomma, la classica conformazione delle scarpe da gara, ma come vedremo nella prova in corsa, questo modello può essere adatto anche in numerose altre occasioni. Ottimo il battistrada, che grazie a fori e scanalature garantirà un grip davvero eccellente su strada, soprattutto al momento della spinta. Questa sensazione di grande sicurezza sarà accentuata con un appoggio di mesopiede, tipico di quando si vanno a sviluppare velocità maggiori. Ma è naturalmente per la nuova e particolare intersuola che queste Spectre fanno la differenza. Troveremo infatti un nucleo davvero consistente di schiuma EVA tradizionale, capace quindi di garantire una grandissima reattività a terra. Ma a fronte di questo compartimento piuttosto rigido, al loro interno queste topo presentano un cuore in Pebax, il solito materiale che abbiamo già visto recentemente nelle Keep Run con la piastra in carbonio. Il Pebax, schiuma sviluppata da una grande industria francese, è un materiale altamente prestazionale che contribuirà alla restituzione di energia. Ma la combinazione EVA-Pebax renderà questa scarpa un modello in grado di offrire sensazioni completamente differenti a seconda della nostra spinta. E andiamo a scoprire il perché nella nostra prova in corsa. Come già detto, le Top Athletic Spectre rappresentano un modello prestazionale, ma i diversi materiali utilizzati, ovvero la più tradizionale schiuma EVA ed il modernissimo Pebax, faranno sì che in base al livello del runner la scarpa possa rappresentare una soluzione diversa. Volendo fare un paragone con una scarpa nota al grande pubblico, questo modello è come concezione simile alle Nova Blast, ovvero una scarpa senza la piastra in carbonio che punta tutta la sua efficacia su un ampio blocco di schiuma. A differenza però dagli altri marchi, nelle Spectre il blocco principale è composto da una plastica prevalentemente rigida e che fa quindi della reattività il suo forte. Nelle nostre corse abbiamo notato una sorta di doppia faccia in questo modello topo. Correndo a ritmi più bassi, quando si avrà quindi un appoggio prevalentemente di tallone, nei modelli con schiume più morbide ed ammortizzanti, il piede starà qualche centesimo di secondo tra virgolette in carica per poi essere catapultato in avanti grazie al ritorno di energia. Con le Spectre si avrà invece una sensazione opposta. Soprattutto con un appoggio di tallone, la rigidità della schiuma limiterà il periodo a terra, rendendo la scarpa molto molto reattiva. Il drop, ma più in generale la conformazione, porterà ad essere sempre leggermente sbilanciati in avanti con il baricentro. Sarà quindi difficile adagiarsi. Per esempio, nella nostra prima uscita, una corsa di 40 minuti inizialmente impostata su ritmi blandi da 5.30 per capire al meglio la scarpa, dopo un primo chilometro di riscaldamento le Spectre ci hanno portato a correre su un ritmo tra i 20 e i 30 secondi più veloce, e questo non grazie a schiume o piastre miracolose, ma semplicemente per la sua conformazione da scarpa da gara. Discorso diverso invece con una corsa in spinta con appoggio di mesopiede, è qui che l'azione del Pebax si fa più evidente. Andando a stimolare la scarpa nella sua porzione anteriore, dove lo strato di schiuma EVA sarà ridotto in favore dello strato Pebax, si avvertirà un periodo di carico maggiore ed anche un grip davvero eccellente, che favorirà lo sprigionare di tutta la vostra energia.
Insomma, una scarpa leggera e prestazionale che non promette miracoli, ma che vi mette nelle migliori condizioni di spingere. A nostro parere le Top Athletic Spectre possono differenziare la loro platea. Se per il runner amatore meno evoluto possono rappresentare la soluzione ideale per gare ed anche allenamenti mirati, senza ricorrere a modelli ben più costosi che metteranno in crisi le vostre articolazioni, per il top runner o l'atleta amatoriale evoluto, questa scarpa potrà essere utilizzata in tutti gli allenamenti specifici o nei fondi da correre a ritmo brillante.